Allora, professor Tarro, ma questa polemica, vi siete mandati un po' a quel paese, si è ricorso a dei tweet particolari, come mai tutte queste polemiche? Ma non credo ci sia alcuna polemica in particolare, per quel che mi riguarda sono stato tirato in ballo e quindi ho dovuto dare una risposta abbastanza mite, perché per una persona che sostiene il 2 febbraio che non ci sarebbe stato un solo caso in Italia, non c'è motivo di No, parlare oltre. scusi lei, io vorrei far vedere i tweet di oggi. Gianfranco Rotondi dice: il virologo Giulio Tarro, primario emerito del Cotugno, due volte candidato al Nobel, oggi scommette la sua reputazione dicendo che tra un mese, cioè lei, il coronavirus ci abbandonerà come tutti i corona influenzali. Burioni, in risposta, l'altro scienziato, Tarro è stato candidato al Nobel quanto io a Miss Italia. Lei, non contento, risponde così. Burioni scrive su Twitter: se Tarro è virologo da Nobel, io sono Miss Italia. Su una cosa ha ragione, lui deve fare solo le passerelle come Miss Italia, ma senza aprire bocca. Ora, lei capisce che in un momento in cui c'è uno sconcerto generale su quello che sta succedendo in Italia, che due personaggi del vostro calibro, Burioni, parli di Miss Italia, lei cos'è che dice? Sì, insomma, altra roba, mi sembra un po'. Si è difeso, Sì, no, viva lei si è Dio. difeso, però Se voglio uno ti dà dire. della velina, tu ti difendi. Se un luminare, ti difendi. Risponda, prego, professore, poi andremo la prossima settimana ad Io approfondire meglio. avevo solamente ricordato che non, per me la polemica è già finita, in quanto non faccio polemica con una persona che il 2 febbraio ha detto che non ci sarebbero stati casi in Italia da coronavirus. C'è una cosa, diciamo, che è stata detta. È sottoscritta, si fa per dire. Ma Quindi andiamo a perché cose più venne serie. detta da Burioni, secondo lei? Perché venne detta? Ah, perché Benedetta ha fatto delle previsioni che non sono state basate su un background di virologia e di epidemiologia. Io, diciamo, per motivi ovviamente di età, ma io praticamente sono passato attraverso il colera, il male oscuro, l'inizio dell'AIDS, le salmonellosi, l'influenza aviaria, suina e tutte queste praticamente, Quale fortunatamente, nemici per quel che mi esterni riguarda, le abbiamo? ho risolte. Professore, la